Amici 23/24. Maria De Filippi rimpiazza Todaro. Arriva il nome del sostituto. Amici, Todaro lascia la scuola di Canale 5. L'ultima stagione di Amici è terminata, lasciandosi dietro uno strascico di polemiche non indifferente, a partire da quelle relative al vincitore. La vittoria di Mattia Zenzola su Isobel Kinneare e Angelina Mango ha destato infatti molti dubbi. Ci sono però importanti novità relative alla nuova edizione del talent. Negli ultimi giorni circolano voci riguardanti un eventuale abbandono del programma da parte di un insegnante. Stiamo parlando di Raimondo Todaro che, secondo le indiscrezioni, non farà più parte del cast dei professori di Amici. Il presunto addio potrebbe essere correlato al fatto che Maria De Filippi non abbia approvato alcuni atteggiamenti dell'insegnante di balli latinoamericani. Nel corso dell'ultima edizione Todaro è stato protagonista di molte polemiche e litigi con alcuni colleghi. I numerosi diverbi avrebbero creato una rottura nel gruppo dei docenti, inducendo la conduttrice a rivedere la posizione dell'ex ballerino. Le indiscrezioni rivelano che la De Filippi avrebbe accusato il docente di presunzione, ritenendolo troppo polemico. Così, dopo 2 anni, il marito di Francesca Tocca potrebbe abbandonare il noto talent show. Si vocifera addirittura che sia in procinto di tornare a Ballando con le Stelle come protagonista. Il suo futuro non sarebbe incerto, poiché tornerebbe nel programma in cui ha danzato per 15 anni. Per il momento non abbiamo conferme in merito, ma presto scopriremo se e come il cast di Amici verrà rivoluzionato. Ma chi potrebbe prendere il posto di Raimondo Todaro nella prossima stagione di Amici? L'addio di Raimondo Todaro, ecco chi potrebbe sostituirlo. Amici 2022/23 è stato caratterizzato da molti episodi contrastanti, alcuni emersi dopo la fine del format. In particolare, Raimondo Todaro sarebbe stato protagonista di un'accesa controversia con Emmanuel Lo. L'alterco sarebbe nato in seguito a un'esibizione di quest'ultimo con Lorella Cuccarini. Il numero avrebbe messo in ombra il ballerino professionista. La scelta di sostituire Raimondo Todaro sarebbe dovuta anche a un battibecco con la conduttrice avvenuto durante la 4ª puntata del serale. Il professore avrebbe criticato la decisione di Rudy Zerbi di mandare Alessio al ballottaggio con Angelina Mango. Todaro riteneva che non si trattasse di una gara equa, poiché la cantante figurava tra i potenziali vincitori del programma. Queen Mary non avrebbe gradito molto la polemica di Todaro, rispondendogli a tono. La De Filippi avrebbe risposto con pungente ironia all'insegnante di ballo, esortandolo a consegnare la coppa ad Angelina. Una lite vivace che non è stata mandata in onda, ma che ha creato tensione tra la conduttrice e Todaro. Si dice che questo sia stato uno dei motivi che ha spinto la De Filippi a sostituire l'esperto ballerino. La regina del sabato sera sarebbe dunque alla ricerca di un sostituto. Secondo i rumors, il prescelto potrebbe essere Giuseppe Gioffrè, che l'anno scorso ha rivestito il ruolo di giudice speciale del serale. Insieme a lui Michele Bravi e Cristiano Malgioglio. Il talentuoso ballerino si è distinto anche all'estero, ballando per personalità come Taylor Swift e Ariana Grande. Chissà se Queen Mary riuscirà a convincerlo a tornare in Italia per occupare la cattedra di ballo. Voi cosa ne pensate? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.